È stato scarcerato dal GIP ma resta in cella in attesa del braccialetto elettronico Jonathan Maldonato, l'uomo accusato di aver tentato di uccidere la moglie, l'influencer Siu, 30 anni, il 16 maggio. L'uomo ha il divieto di avvicinamento alla vittima e l'obbligo di firma. Tutto si è consumato all'interno di questa villetta al primo piano. Siamo a Biella, una villetta che ora è stata sequestrata, dove la coppia viveva con le due figlie, due bimbe di 4 e 6 anni. Secondo l'accusa, Maldonato l'avrebbe colpita con un oggetto appuntito, forse un paio di forbici o un cacciavite al termine di una lite. Un foro nel petto, una ferita profonda, 3 centimetri, ma l'uomo respinge le accuse. Prima dice che è caduta sbattendo contro lo spigolo di una cassettiera, poi cambia versione e sostiene che Siu voleva suicidarsi e che lui l'avrebbe solo disarmata. Con quale arma non lo ricorda, arma che tra l'altro non è mai stata ritrovata. Insomma, secondo la sua versione, Siu avrebbe fatto tutto da sola. Dopo, Siu gli avrebbe chiesto perfino di inscenare l'incidente domestico perché temeva il ricovero in psichiatria. Ma le amiche della donna raccontano un'altra verità. Da quella casa Siu voleva scappare. L'ultima volta che appunto lei mi ha scritto era per dirmi che si stava separando e che le cose erano arrivate a un punto dove lei non ce la faceva più e quindi lo voleva lasciare. Parlava sicuramente di una pressione psicologica da parte sua, quindi del fatto insomma che fosse troppo geloso, che non la lasciasse mai libera, e voleva seguirlo ovunque praticamente. Ogni volta che provava a lasciarlo, diciamo, lui faceva pressione sul fatto delle bambine che l'avrebbe tolto, le figlie, e quindi lei si ritirava poi indietro, insomma. Aveva questa cosa del controllo su di lei. Non poteva uscire in maniera tranquilla con le amiche, fare le classiche cose, insomma, anche da sola. Siu aveva già denunciato il marito nel maggio del 2023 per maltrattamenti. Denuncia poi ritirata. L'uomo si era calmato, raccontava lei, e sempre lui, secondo la procura di Biella, avrebbe violato i sigilli della villetta il 20 maggio scorso. Un cappotto spostato in casa, prima messo sulla sedia, poi finito stranamente sul tavolo della cucina. Maldonato potrebbe essere entrato con delle chiavi di riserva. Come mai? Cosa cercava? Tanti, ancora, i punti oscuri in questa vicenda.